Oggi andremo a trollare la polizia. Avete capito bene, il dio Kiflo mi ha parlato e vuole fare un gioco con me. Devo andare in centrale della polizia e salutare un vecchio amico, Pino. Ma che cosa ci fa Pino in polizia? Roberto. Oddio, cosa? No, non ci posso credere. Roberto. No, ancora tu. Che spegni. Oddio, perché? Alzati! No, Kiflo, ma dove caspita? Alzati! Aia! Sta prendendo fuoco, è di legno! Aspetta! Oh, porca miseria! Uscire da qui! Oh mio Dio, ma dove sono? Ma, Kiflo, ma che cosa stai facendo? È qua. Oddio, perché? Perché mi hai portato qua? Ma che posto è questo? Voglio fare un giochetto con te come sempre. No, dai, basta giochetti con me, basta. Ora dovrai. Che cosa? Andare a fare una rapina per me. No, no, io non sono una persona del genere. Perché mi hai preso, Kiflo? Sì. Ma come ti permetti? Non ti preoccupare, non lo dovrai fare. Ti porterò io tra poco. Ti porterò il naso, adesso smettila di dire castronate. Ti ci porterò io tra poco. Ti ritroverai nel mezzo di una bella rapina. E arriverà la polizia. E forse troverai qualche tuo amichetto. Oh, no, aspetta, Kiflo. E io vado a fare una pisciata. Ma sei serio? E mi lasci qui? Sono soletto. No, ok. Ok, vado a fare la rapina. Ok, vado a fare la rapina. Wow! Oh mio Dio! Ma che ci faccio? Oh mio Dio, mi scusi signorino, non volevo rapinarla! Oh no, questa è la flica! Sono all'interno di una banca, perché? Non erano questi gli accordi, Kiflom! Oh no, 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 che cosa stai facendo? Mi stai muovendo tu! Aspetta, aspetta! Oddio! No, porca miseria, sono già all'interno della banca! Aspetta, non ho fatto niente io! Oh no, oh no, oh no, 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 ma che cosa sono questi? È tutto vuoto! Non c'è niente qui, Kiflom! Non c'è niente qui! Oh no, ci sono le cassette di sicurezza, devo... Oh, caspita, oh no, 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 c'è la polizia, com'è possibile che ci sia già la polizia? Porca miseria! Oh no, ma c'ho anche i soldi dietro! Ma quando caspita li ho presi? Oh no, aspetta, 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 aspetta! Mi scusi, signorina, davvero, non volevo... Oh, oh, cavolo, ecco la polizia! Oh no, 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 no! Ehi, fatemi uscire, io non ho fatto niente! Oh, caspita, adesso come faccio? Oh, cavolo! Oh mio Dio, mi sentite? Usci con le mani in alto. No, 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 aspetta, io ho un ostaggio. Dovete farmi passare, dovete lasciarmi uscire subito. Eccomi, fermi tutti. Oh mio Dio, ma che ci fai? Fino, fai tu, che sei il più alle. Malfattore. No, 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 aspetta, mi lasciate andare, ok? Mi lasciate scappare, io lascio l'ostaggio qui libero. E lei tratta, io sono un uomo della legge e lei sì, un malfattore. L'avevo cattivo. Capito questo, ma mi lasci uscire, ok? Questa potrebbe finire molto bene se mi lasciate uscire col veicolo. Aspetta che si è chiusa la porta, non sento una ceppa. Ecco, adesso sento. Vedevo l'ostaggio molto agitato e sicuro, secondo me gli hai fatto qualcosa. Avete fatto voi qualcosa, perché io me ne sarei andato tranquillamente. Siete arrivati voi e l'avete spaventato, quindi adesso io ve lo lascio libero, tranquillo, ma mi fate scappare. Dovete garantirmi di riuscire a farmi scappare, ok? Con il veicolo. Ma qual è l'auto della fuga? L'auto della fuga è qua parcheggiata vicino, non ti posso dire qual è vicino qua. Ok, quindi adesso mi lasci passare, ok? Bene, se è il vostro ok, io tra 3, 2, 1 esco e faccio uscire l'ostaggio, ok? Fermati, non si può, si permette di uscire a sparare. No, 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 che cacchio? Ma non mi può sparare attraverso il vetro. Scusa, ma non riesco a sentire niente qui, se mi chiudete la porta di continuo. Aspetta, l'apriamo. Ecco. Oh, non provare ad entrare! Guarda che spara! Dentro, cioè, siamo dentro! Lascia l'ostaggio! L'ostaggio è lì, basta che mi lasciate uscire! Senti, posso uscire? Posso uscire? No, stai dentro! No, ti levi qua! Guarda che io sono... Capito? Io non mi hanno addestrato per queste cose! Sì, vedo, mi stai puntando agli stivali, che caspita! E poi che cosa c'hai lì, degli stivali rosa? Ma che sei, una femminuccia, un bambino? Cosa sei? Lasciatemi andare, io lascio l'ostaggio! Ascolta, io dai, devo assicurarmi che l'ostaggio stia bene, hai capito? L'ostaggio sta benissimo, guarda! Non fa altro che camminare contro il bancone. Ha subito un po' di... Appunto, mi sembra che ha subito qualche trauma. Ma ci mancherebbe, in mezzo a una rapina. È ovvio che ha subito un trauma. Ma di cosa stiamo parlando? Fatelo andare. Porca di quella miseria. Oh, ok. Senti, adesso io mi avvicino. Anzi, guardate, abbassiamo tutti le armi, ok? Ah, oh, ok. Abbassiamo tutti le armi. Io scappo e lo potete prendere come volete. Ok, come volete potete prenderlo. Io adesso mi scappo col veicolo. E ok,
Porca miseria, devo scappare! Ok, ci sono! Devo scappare via con questo veicolo, devo scappare via! Oh mio Dio, mi stanno inseguendo, ragazzi, mi stanno inseguendo! Porca miseria! Ok, da questa parte, andiamo da questa parte, sono molto veloce! Ok, ok. Ah! Oh cavolo, sono ancora dietro di me, mi stanno tamponando, non ci posso credere! Oh mio Dio! Ok, ok. Porca miseria, caspita, sono velocissimi! Oh cavolo! Questa Volvo non è una Volvo, comunque, non è che stiamo parlando di una macchina, chissà che è una Volvo! Aspetta, è anche una familiare, non so perché ho questa, quella della fuga, Keyflom. Potevi darmi una Lamborghini Huracan performante, anzi, una STO, invece come mi da... porca miseria, vedo la polizia ovunque! Non mi fermerò mai, non mi fermerò mai! Keyflom, dammi una mano, per favore, Keyflom! Ok. Oh mio Dio, che cos'era ho sto detto, suono? Ho detto fermati, io seguirò la manovra, Pitto! Ma dove va? Com'è che l'avete visto? Oh mio Dio! C'è si il... è volatilizzato! Fermati con sparito. Questa auto maledetta! Non ci posso... Ma cosa fa? Abbiamo perso! Oh mio Dio! Oh, caspita, ragazzi, credo di aver fatto una cavolata terribile. Vediamo se sono ancora vivo, se Keyflom vuole che... Oddio, sono lì i poliziotti, però! Oh no! Che cazzo, la macchina è messa sempre peggio. Non ho più una gomma. Non ho più una ruota. Non ho più due gomme. Non riesco più. Non c'è più una gomma. Non ho più le ruote. Non ho più le ruote. Eppure riesco comunque ad andare via. Ti voglio una mazzata di quelle tipo. Oh mio Dio, non so come caspita è possibile. È tutto grazie a Keyflom. Oh, che gli sedili, così sta schema della guida. Oh mio Dio. Oh porca miseria. L'abbiamo presa, ottima la barra. Keyflom, salvami, ti prego, Keyflom. Keyflom, salvami, Keyflom, fai qualcosa, Keyflom. Ma non la retortiva, devi tornare i saldini, hai capito? Mi avete preso. Ma come fa? Usare la macchina. Oddio. Dobbiamo portarla al festo. Che succede alla macchina? Che succede alla macchina? Io non sto toccando niente! Io non sto toccando niente! Che succede alla macchina? Mi stanno sparando! Sto volando! Sto volando! Non ci posso credere! Che cavolo! Porca miseria! Oh mio Dio! Aspetta! Che flop! Keyflom, non hai fatto già abbastanza danni? Di nuovo gli airbag! Ma non è possibile! Basta, i carrelli! I carrelli della spesa! Keyflom, ti prego, ho capito che sono a posto, ho capito che sono libero, non serve che mi fai più correre, ok? Il paletto! Keyflom, aspetta! Keyflom! Senso di svenire. Sto svenendo. Cavolo, che giornata. Keyflom non mi lascia in pace. È la cosa peggiore che potrebbe succedere, perché... ecco, appunto. Keyflom, ti prego, basta. Com'è andata? Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa per qualunque cosa io abbia fatto a un dio che ti ha fatto arrabbiare così tanto, che ti ha fatto succedere tutto questo. Basta. Ma la smetti! Vorrei vederti in una situazione più assurda. Ma che senso? No! Vorrei vederti, tipo, in un ospedale, nel corpo di un vecchio pazzo. No. Che ha fatto così tanto casino che sta per arrivare la polizia ad arrestarti. Ma perché sei così sadico? No! Vediamo che cosa vai a fare. Aspetta! Keyflom! Che cosa caspita? Venite qua, forza! Forza, dove sono le infermiere? Vieni qua, dottore! Ti faccio vedere io! Ferenology! Sono io il ferenology in testa! Quelle medicine che mi avete dato mi hanno fatto solo gonfiare le gambe! Venite qua, forza, venite qui!
Non ci vedo più, vuoi un bel bastone? Fai un bel bastone! Vieni qua, non fanno più i giovani di una volta, eh! Non hai più le per spararmi, eh! Bisogna di rinforzi qui! Oh mio Dio! Adesso vi giro tutti! Dove ho lasciato la mia macchina? Dove ho lasciato la mia macchina? Lei mi ricorda sono un po' pulito mio papà. E sono libero di andare dove voglio. Ormai ho 89 anni e tre quarti. Signore, Giovanotto, si calmi. Dove ho lasciato il mio veicolo, Giovanotto? Non lo sente il mio collega, porca miseria. Che cosa vuole? Signore, dove ho lasciato il mio veicolo, signore? Begli stivali. Grazie, li ho comprati alla Prenata. Senti, non mi interessa niente, figliolo. Io ho pochi anni da vivere, figurati se devo sapere. Ma dove hai comprato gli stivali. Aspetta, dove cavolo è il mio veicolo? L'ho lasciato da qualche parte. L'ha lasciato vicino alla centrale di polizia. No, non mi fregherai, se non mi fregherai, amico. Signore, devo sentire la commercialista qua. Senti, dove hai messo il mio veicolo? Dove sono finiti tutti? Senti, vecchio! Ah, eccola qua, Betilda! Dove eri finita, Betilda? Eccoti qui, mamma mia! Oh mio Dio! Betilda, calmi. Vieni qui! Betilda! Ora si ragiona! Credo si usi così! Oh mio Dio, Betilda! Aspetta, Betilda! Calmi. Oh mio Dio, è inguidabile, Betilda! È diventata inguidabile! Mi scusi! Seguilo, Pino, seguilo! Aspetta, Betilda! Oh mio Dio, quelle sono auto della polizia, ma che? Betilda! Non puoi! Aspetta! Oh mio Dio! Fermati! Io vi faccio. Aia, Betilda, per favore, fammi andare. Fermati subito. Oddio. E io vi spacco tutto qua, Betilda, col mio bastone. Cavolo. Oh mio Dio, non riesco a uscire fuori da questa. Sono tribolante, a dir poco. Fermati, colleghi, ho bisogno di rinforzo. Pino, vai, siete uno scontro alla pari. Bravo. Cassonetto. Accendete la radio, colleghi. È guidabile, Betilda. Fermati. È proprio selvatica, Betilda. È arrivato Pino. Dove è finita? L'ho perso. Nel vicolo. Lì, se mi vengo. Betilda, ti muovi, Betilda, per favore. Voglio andare a tutti la centrale. Continuano a colpire. Sto seguendo un carrello. Dio, contro le cose. Che rotola. Sto sotto terra addirittura. È una cosa terribile. Un ghiaccio di merda. E che Pino! Pino tattico, signore! Ha perso una gomma! Betilda ha perso una gomma, porca miseria! Betilda! Qua dobbiamo usare le maniere forti! Un attimo capire questa situazione! Betilda! Allora, ma è una cresta bellissima! Cerca di... che sta parlando con il suo carrello, lasciatele. Guarda che è pieno di gente che ci. Guarda che facciamo una brutta figura con questi signori poliziotti. Ok, senta, sì. Ma quindi se io faccio questa roba qua, chi era? No, aspetta, non sono capace, non mi piace. Senti, signore! Mi dica! Signore, calmare un pochino! Non vede che stiamo facendo. Guardi sta signora dietro di me, è spaventatissima! Guarda storto! Sì, è un po', capito? Deve fare. Signora, non guardi. A me non pare, mi sembrava che guardasse l'ora. Senti, c'è la mia Betilda. No. Fammi tornare sulla mia Betilda, per favore. Un attimo. Signore, non si prende. La mia Betilda. Signore, non va. Gli manca una gomma. Signore, sia calmo. Al meccanico a riparare. Mi costringa a usare la forza. Signore, arrivederci, signori, è stato un piacere. Scappa. Venite a trovarmi di più in centrale, ok? All'ospedale. Pieno l'inseguimento. Sono costretto a utilizzare la forza letale. Mio Dio, è un'altra Betilda la tua, mio Dio. Aspetta un attimo. Va bene, signori, ok, avete vinto voi, dai. Sono solo un vecchio, la mia Betilda ormai, signore, non si muove basta. Più. Ma non venite. Mi ha dato fastidio, mi ha stufato fin troppo sto vecchio. Pino. Scusa, Pino, scusa. Ho capito, non ti agitare. Che fa? Allora, che facciamo cavolo? Questo vecchiaccio? Che quanti fatto? Mesi che di galera si perché deve io sono. Secondo me che mal di testa. In sostanza, tipo, capito? Poi magari non era in lui. Secondo te quindi fa uso di sostanze? Ci deve dire da chi l'ha preso. Non smetteva più di parlare. Betilda! Ma secondo me è rincoglionito e basta. Betilda, cosa avete fatto della signore, mia Betilda? Betilda l'abbiamo messa in garage perché non era un veicolo che poteva circolare per la strada. Ma Betilda la uso ormai dal 43, figurati. Ormai l'abbiamo demolito, mi dispiace, gli mancava anche una. No,
che cos'è che hai fatto? Sei un criminale! Aveva dei sentimenti! Dovresti starci tu in questa cella! Signore, senta, se lei non si calma, non la portiamo più a vedere quei cantieri che le piacciono tanto. Rimarrà qui insieme al cesso. I cantieri, dici? I cantieri, quelli che guardano tutti i signori della sua età, che mio nonno li guarda, solo che poi ci rimane dentro i cantieri. A me piacciono i cantieri. Voglio andare a vedere un cantiere! Sì, ma prima ci devi spiegare da dove prendi la roba. Devi dirci come mai sei così agitato. Hai preso qualche di quelle caramelline buone e bianche che si sciolgono sotto la lingua? Cantieri! Colleghi, no, non sta funzionando. Secondo me ha preso qualcosa che secondo non va. Secondo me lo dobbiamo lasciare qui per un paio di ore e basta. Andiamo su, basta. Dici? Ehi, tu, giovanotto! Giovanotto! Ciao! Che lo hai un cantiere? Vecchio scemo rincoglionito di Roberto. Proprio sei rincoglionito totalmente. Guarda che sono io, Kiplom. Vegliati. Me lo dai un bel cantiere da guardare? Senti, vecchio rincoglionito. Vegliati, Roberto. Dov'è la mia Betilda? Ecco, sono impazzito. La mia Betilda. Betilda. Betilda, sei qui? Betilda, dove caspita l'hanno messa? Betilda, oh mio Dio, dov'è Betilda? Non ho capito. Mi puoi indicare il cantiere più vicino, per favore? Ci deve spiegare. No, fermo Pino, ci deve prima spiegare come ha fatto ad uscire di prigione. Non vedo niente, vorrei vedere un cantiere, ma vedo solo una luce puntata in faccia. Dio, ti porto io al cantiere se mi dici come sei uscito di prigione. È arrivato un puffo e mi ha fatto uscire. Un puffo? Sì, un puffo magico, Io te l'ho detto, aveva adesso portami... Aveva un nome questo puffo! Adesso portami a vedere il cantiere, per favore. Bene, colleghi, prendete la macchina per i cantieri, che dite? Sì. Beh, visto, lei... Prendi, cantiere gli piace? Quello di... Capì? Quello ti piace? Mi piace quello della Weasel News, quello che si trova laggiù in fondo. E ora ti ci facciamo rimanere là, guarda. Visto il cantiere quando era un cantiere, è bello. Sì, esatto, voglio andare al cantiere. Adesso vado al cantiere. No, signore, dobbiamo andare insieme, me l'aveva promesso. Adesso vado al cantiere. Signore, si deve... Allora, senta, è una promessa. E lei deve andare al cantiere con me. Mi dica, il puffo aveva... No, ecco, salta sulla macchina per il cantiere. Proprio quella lì. Non lo so, mi sembrate un po' strani. Voi siete tutti vestiti di blu, come il puffo. Non mi piacete tanto. La divisa, anche quelli in cantiere hanno la divisa. Noi lavoriamo in un cantiere diverso. Si chiama centrale di polizia. A me sembra bella finita. No, lui si occupa di costruire le cose. Deve vederlo costruire. Bravissimo. Sono Kiflom, vai dietro l'angolo, troverai il veicolo per la fuga. Speciale Ma quale angolo? Sì, è pieno di angoli, venga, qui. Ti spieghi come si monta un tavolo, venga. Io non lo so, ma nel dubbio vado a vedere il cantiere. No, si deve fermare, gentilmente. Betilda, dove sei sfinita? È sempre che scappa, Betilda. Ho una mappa in mano. Oh mio Dio, che bel cantiere. Oh mio Dio, questo sì che è un bel cantiere. Questi sono pompi. Questo non è un cantiere, è una buca. È una buca. È un cantiere bellissimo. Un bel cantiere. Ecco qua. Okay. Proprio quello che volevo. Non è Betilda. Fermo, si brucia, Betilda. Stia fermo. Betilda, eccoti. E che fine avevi fatto? Non si capisce, sono scappato. Prendevo le macchine. Avevi fatto qualcosa. Ma piano, sei un po' diversa rispetto a prima, Betilda, però. Non mi dispiaci tanto. Betilda, porca miseria, sei praticamente inguidabile oggi. Ci fermi, sta facendo il casino per io tutta la città. Ma cos'è? Signore, che cosa sta succedendo? Ma cos'è questo veicolo? È pericolosissimo, scende, va a fuoco. Non lo so, Betilda, aspetta, perché se... Se non costate a spararla. Non riesco a capire più signore, niente, Betilda. Signore, non faccia stupidaggini. Oh mio Dio, aspetta un attimo. Colleghi, spegnete l'incendio, presto. Aspettate, io non era proprio quello che... Signore, sta bene, ma è caldo, com'è? Aspetta, io non lo so, era normale. Dobbiamo fermarlo. Attenzione, il poliziotto non può fare niente. Collega, andate all'altro mondo, venga, Dio! Pompieri, aiutatemi voi, per favore, pompieri, non voglio che succeda qualcosa. Aiutatemi, pompieri, vi prego, oh no, dovete spegnere il fuoco, oh no, aspetta.
Non ci capisco più niente. Fermi! Tio, fermo! Ma che fa? Va a fuoco tutto così. Mi sto arrabbiando! Oddio, no, mi sto arrabbiando adesso! Non trovo più la mia vera Matilda! Agente Armino! Oh mio Dio, dove sei, Matilda? Matilda! Aspetta, Matilda, non fare così! Non fare così, ne abbiamo parlato diverse volte! Matilda, aspetta! Matilda! Oh no! Oh no! Oh, oh, oh! Oh! Che mal di testa incredibile, Kiflom! Tutta colpa tua! Oddio, ma dove sono? Oh, ma mi sta chiamando... Mi sta chiamando Pino! Come... Com'è possibile? Pino? Fatto! Senti, dove sei? Io dove sono? Dove sei? Come va? Al supermercato, sono al supermercato e sto... Sì, sto semplicemente prendendo un po' di banane, qualche arancia, ecco, robe così. Oh mio Dio. Ti posso fare una domanda per caso? Sì, certo che puoi farmi una domanda. Ma senti, già che parli di andare al supermercato, no per cosa? No per farmi gli affari tuoi, sai? Sì, poi dovrei pagare in cassa. Sei andato in banca oggi per caso per fare un prelievo? No, non per fare un prelievo, no. Sei sicuro? Prelievo... No, perché ti spiego, sai, oggi ero al lavoro e tu sai che lavoro faccio. Praticamente ho dovuto intervenire, come sai, sono un agente speciale, io tu lo sai che io faccio le cose molto speciali, no? Sì, Pino, sì. Sono andato in banca e c'era uno che si somigliava molto con te, sai, uno che aveva anche la tua faccia. E aveva anche la tua voce, e aveva anche la tua macchina, e aveva anche la tua... Sì, ho capito, Pino, che cosa vuoi, senti, che cosa vuoi. E quindi eri tu? Forse, non lo so, senti, parliamone, ok? Ok, no, perché io non ho detto niente ai miei colleghi, perché non volevo che tu finissi nei guai, però sapevo, era in cuore mio, che eri tu, Senti, sai che io ho sempre fame, andiamo a prendere una ciambellina. Sì, andiamo a prendere una ciambellina, ok, andiamo a prendere... Va bene. Ah, caspita, eccoci qua, Bill Machine, speriamo bene, ragazzi, perché non posso assolutamente... E devo evitare a tutti i costi che... Pino, salve Pino, come stai? Allora, che si ciao, dice? Ciao, è un po' che non ci vediamo, eh? Sì, da stamattina in banca. Senti, siediti, mettiti qua, accomoditi pure io. Se... Vado magari a prendere una ciambellina. Io preferisco stare in piedi, senti... Sì. Dimmi. No, sai, è che io ho avuto una giornata particolare oggi e sono successe un po' di cose che avevo visto un po' qua, un po' là, ma tutte in televisione, sai, una volta ho mangiato pesante, ho fatto un sogno stranissimo di cose che volavano, sai, e poi è successo oggi, è un po' strano, una volta ho preso una medicina particolare e vedevo le stesse cose. Non ho capito cosa vuoi, dove vuoi andare a parare col discorso. Però aspettami un attimo che prendo le ciambelline. Vabbè. Prendimela col cioccolato. Ok, cioccolato. Ecco qua, Pino, ho preso una ciambella. Anche... E pensa col cioccolato e gli zuccherini? Sì, guardami intensamente, ok? Non... Sì. Sì. Allora, di che cosa stavamo parlando? Stavamo parlando che ora prendi un mitra e spari per aria come un pazzo folle. Sì, allora, guardi in questo modo, perché mi stai guardando come se vedessi un fantasma? Io sono... sono così brutto con questi occhiali. No, non sei brutto per niente, però, ecco, rispondi io... Rispondi di sì. Sì. No, nel senso no, non intendevo dire di te. Stanno così male. No, sì. No, non ti stanno male, c'è qualcosa che mi blocca la gola e mi fa dire di sì, io non so che cosa... Senti, ultimamente sto avendo dei problemi, ecco, perché, ecco, ci sono delle cose che sento e delle cose che vedo e che mi fanno molto male, ok, Pino? Io penso che tu mi capisca, anche tu sei più vero come me, che vedi le cose, senti le cose, no? Ecco, sì, quindi... non proprio, nel senso, credevo di aver preso troppi... una cosa strana da mangiare stamattina perché ho visto una macchina volare e...
te le volevo dimmi parlare tu. Perché tu sei quello più intelligente. No, ok, no, nel senso sì. Come ho capito. No, no, non so, c'è sempre questa cosa. È come avere la Tourette, non lo so, hai capito? È una specie di sindrome. Conferma, eri tu. Confermo, ero io. No, aspetta. è dura vivere così. Senti, eri tu a fare esattamente che cosa? Nel senso, non vorrei che stiamo parlando di due cose completamente diverse qua, sai? Io ho partecipato a fermare una rapina in banca, sai? Non credo se fossi... tu. Sì, ero io. No, ero... Naggia! Come eri? No, eri aspetta. Tu. No, non ero io, Pino. Confesso. No, aspetta, Pino, io non ve le ora prendi un mitra e spara per aria. Ah. Adesso ti prendo la mitra! Oh, non sono io, Pino! Non sono io, Pino! Non sono io! Non lo sto facendo io, davvero! Non lo sto facendo io! Pino! Aspetta, Pino! Pino, non c'entro io! Non c'entro niente io! No, Pino, aspetta! No, non c'entro niente! Tu stavi lontano! Stavi lontano! Ti voglio bene, Pino! Stavi lontano! È più forte di me! È più forte di me! Basala tutta la... Fai qualcosa! Questo no! Maledetti poliziotti! No, non sono io! Non volevo spararti! Non volevo sparare i poliziotti! Oddio! Oddio, oddio, oddio! Che succede? Che succede? Dobbiamo fermare! Oh mio Dio! Oh, che caspita! Perché guida così? No, no! Ma che razza di veicolo è? No, 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 aspetta! Oh, oh no, si frena! No, no! L'abbiamo preso! Oh, no. Fermati, Flop! Che Flop? No, che fai, che Flop? Fermati! Ci spara! Oddio! Oddio! Aspetta, Keyflon, che fai? No, lasciami stare! Fermati ora, immediatamente! Veramente, no, non voglio! Scusami, Pino, mi sono ribaltato! Ripensaci, non farlo! Ripensaci! Scusami, aspetta! Oh, mio Dio, perché sono... Come ho fatto? Keyflon, c'è di mezzo Keyflon! Ma che razza di macchina è, Pino? Ma non lo so! Secondo me l'ha rubato in qualche parco divertimento! No, non è possibile, aspetta! Vai calmo, guarda che non si guida così per strada! Keyflon, perché mi fai questi scherzi? Non mi sanguina il naso! Oh, mio Dio! Oh, no! Pino! Pino, stai bene! Pino! Oh mio Dio, Pepino! Oh, che caspita è successo? Non ho mica capito! Pino, Oddio, fermati! Oddio, ma che fai qui con me, Pino? Pensaci! Sto scappando! Pensaci! Sto scappando! No, pensaci! Oh, Manda! Fermati! Non sono io che guido! Pino, devi calmarti! Non possiamo fare questa cosa in città! Stai fermo! Oddio! Macchina, perché? Perché ti giuro, non le metto io! Keyflon! Fermati, non ti posso seguire! Fermati! È stato Keyflon! No, no, Pino, ma io posso guidare sull'acqua, Pino, Pino, oddio, non posso lasciare Pino lì, devo tornare dietro, no, Keyflon, fammi tornare da Pino, per favore, oddio, Dio, per favore, Pino, Pino, oh no, c'è la polizia lì però, dovrò andare via. Tornerò un'altra volta per Pino. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuovi sul canale. Lasciate un bel like. Vediamo come continuerà con Keyflon. Oh, ma ancora, ancora. Keyflon, quando è che smetterai di giocare con me? Ti prego, dimmi, quando è che smetterai di giocare con me? Non ce la faccio più. Oddio. Dove sono? Keyflon, dove caspita? Wow, dove sono? Oddio, no, 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 aspetta. Che Keyflon, perché sono a un raduno di auto? No, sono dentro una minicar. Oh, mamma, non ci posso credere. Oh, no, la polizia. Basta, ancora. Smantellare no. L'aria. Oh, no, oddio, scappo. Quello oh, scappa. Mio Dio. No. Oh, cavolo, oh, cavolo. Oh, oh, no, devo scappare, devo scappare. Oh, no, no, questo è un vicolo cieco. Questo è un vicolo cieco. Servilo, ma che cos'è una micro machine? Non lo so, non lo so, incredibile, Pino, ma è di nuovo Roberto. È l'amico tuo, oddio. Ma ancora lui. Da questa parte, da questa parte. Madonna, come corre! Oh, mio Dio! Oh, che caspita! Ma fermatelo, ma come lo fermiamo a questo? Oh, mio Dio! Non sale le scale questa! Abbiamo una Urus che fa schifo! Ferma sta cosa! Mi sono arreso! Mi stavo arrendendo! Mi sono arreso! Pino! Ti devi fermare! Calmati! Sono io, Pino, sono io! E ho capito che sei tu, ma...
Arrestami! Arrestami, ti prego, arrestami subito! Oh mio Dio, ma che caspita ci faccio qua dentro? Adesso andiamo in centrale ora! C'è Oddio. Tutto lì! Oh no, aspetta! No! No! Oh! Ah! Dove è andato? Dove sono caduto? Che cos'è? Ma era qui un secondo fa! Ma io non lo so, io sento un mormorio, una cosina, ma andiamo... Vediamo se lo troviamo. Aspetta, usciamo fuori. Che cosa Kiflo, ma aspetta! Che cos'è questo posto? Tirami via di qua! Tirami via di qui! Kiflo! Oh, no, aspetta! Aspetta! Che parte, per forza! Oddio. Oddio, aspetta. Come sarà? Ma forse, sarà andato... Scusa. Prova a fare il giro, un po'. È scappato in questi vicoli, sarà scappato. No, mi stanno cercando! Senti, ti fermi un attimo al bar, che devo andare in bagno. No, aspetta. Ma ci sono quello è il bagno dei barboni. Ma è un bagno! Un criminale. Ma tu non ti preoccupare. Dove vado io a fare la pipì? Un bagno. Sono due le cose nella vita che non cambiano mai. C'è un fuggitivo. Dammi a sentire, ti sto per dare una lezione di vita importante. Due cose sono importanti e che non si possono comandare nella vita. Uno, quale? Al cuore non si comanda e nemmeno al culo. Quando chiama. Ah, ma non devi neanche fare pipì, devi fare la cacca. Sì, devo fare la pipì, dammi letto, si entra da qua. Allora, qua c'è lo sportello. Sto sentendo male, le forziamo la serratura, veniamo. Non lo so, tu lo senti, io non sento niente, forse è solo chiuso. Perché bussiamo? È occupato. Ma si sente male? Si sta sentendo male, secondo me, Pino? No, tutto bene, sono solo occupato. Così, ma da quanto tempo è qui? Esatto, da quanto tempo è? Ma niente, sarà... No, sarà un minuto, ecco. Deve uscire. Senta, non posso uscire. Esca, è un'emergenza, deve fare la pipì, deve fare la cacca. Non posso uscire, ecco, scusate. È bloccato. Senti, sì, andate ad un altro bagno. Andate a un altro bagno, per favore. Aspetta, tienimi il posto e io devo fare una telefonata. Sì, sicuro che sta bene? Sì, tutto bene. Ecco, è uscito un pezzettino. Oddio, che schifo. Oh no, Oddio. Pronto? Pronto, Roberto. Pronto. Roberto, senti, non fare cavolate, torna indietro. Sei ancora nei guai, però se tu scappi poi io come faccio? Devi calmarti, devi tornare indietro, devi tornare in centrale e soprattutto mi scappa la pipì, devo andare in bagno, non ti fare inseguire. No, guarda, puoi andare in bagno tranquillo, vai a casa. Roberto, in bagno, scusa. Roberto, ma che voce hai? Roberto, mi sento un po' strano, sono... Roberto. Aspetta. Non capisco. Ho detto che posso entrare. Zitto. Un attimo, Roberto, ma sei qui dentro? No, ecco, sono in bagno. Roberto, ti sento due volte, non dire cavolate, sei qui dentro, aspetta, esci dal bagno. Io non vedo niente. Oddio. Sali. Oh, cavolo. Oh mio Dio, proprio adesso doveva chiamarmi. Oh mamma. Oddio. Di qua, scusi signore. Oh mio Dio, no, mi hanno beccato. Roberto, fermati. Oddio, non oso immaginare cosa sta succedendo lì che dentro. Che schifo lì dentro, sarà tipo un frullatore. Una cosa di strani. Oh mio Dio, è diventato come un milkshake al cioccolato. Che puzza, è diventato un milkshake al cioccolato. Però questo non è dolce, è solo salato. Che schifo, basta, non lo voglio sapere. Ma poi che razza di macchina? Fermati! Roberto, non credo che... Oh no, mi stanno sparando! Ti smitraglio! No, è un cesso antiproiettile! Roberto, fatti non fare resistenza, fatti portare in centrale, fidati! Mai, posso anche morire! Ma come, puoi anche morire, ma morire lì dentro, ma ti rendi conto? Ma che fine orribile, no! Scappa! Devo scappare! Scappate! Devo scappare! Non mi devono vedere! Non mi devono vedere! Non mi hanno visto! Sono riuscito a scappare!
Sono riuscito a scappare a piedi. Anche oggi ci tenevo a ringraziare voi abbonati. Grazie mille a tutti ragazzi del supporto che mi date ogni singolo giorno. E vi volevo dire di non perdervi uno di questi due video qua. O questo a sinistra o questo a destra. Cioè o questo a destra o questo a sinistra. Come volete voi ragazzi, ma in ogni caso non perdetevelo. Cliccate su uno dei due video e vedrete un altro bel video di GTA. Detto ciò, grazie mille a tutti. Arrivederci.